Allora, ti hanno detto spingi. Non devi dire spingi. Devi prendere, devi appoggiare. Non si spinge mai. Se no, si. No, comunque avremo tempo. Ma questo ricordati, perché. Tu, sicuramente, come accade a molti attori e a molte attrici, quando sono entrati in Accademia, avevano una voce bellissima, naturale, normale, l'hanno rovinati appena, subito dopo 3 mesi, già avevano difficoltà a emettere, non sapevano più parlare, capito? Li hanno rovinati. Creare una base di appoggio. Se tu trovi la base di appoggio dentro, è quella base di appoggio, e devi tenere la voce ovviamente perché si è appoggiata lì, perché è la base di appoggio per tirare fuori la voce, capito? Tutto il contrario di quello che raccontano. Esattamente, dice, ma come faccio? Il contrario. Un mio vecchio maestro mi diceva, come si fa non lo so, falla al contrario di come ti è venuta in mente. Lady Macbeth, com'è cattiva? E io la faccio buona. È come Filomena Marturano. Quando buona, i figli non zappavano. I figli sono figli. C'è una macchia C'è una qui. macchia. Qui, una macchia. Qui. Qui poi peraltro lei Ancora una macchia. c'è ancora una macchina che devo lavare di nuovo. Non è in costume, lo spettacolo? Tenete lontano da lei qualunque strumento che possa. No. Non fate mai le pause. Il teatro è sempre in levare. La figura musicale del teatro è la sincope, cioè non. Come fate sempre, come si vede sempre a te, sempre a teatro. La vita è in levare. Sempre. Ah, scusa, mi potresti passare. Ti spiace, mi prendi un cappuccino. C'è quella matita, lo sentite? Nella vita non siamo mai. Quella matita me la dai? Mi vai a prendere un cappuccino? Ti hai segnato bene le cose? No, tu palle, no? Hai segnato le cose? Hai fatto le cose? Cappuccino me lo prendi? Scusa, mi raccomando, domani alle 5. Oh, mi raccomando, ricordiamoci Rancati, eh? Tutto in levare, a teatro tutto in battere. Dopodiché. No, non devi imitare me, io voglio che tu sia un cartone animato. Quando suggerisco le intonazioni, lo voglio chiarire, non suggerisco le intonazioni. È che l'unico modo che noi abbiamo di fare qualcosa è appunto di fare qualcosa. Coinvolti, sempre coinvolto. L'essere umano è un essere coinvolto in uno stato d'animo. Ma che sia chiaro, non voglio che. Non mi piacciono le mie intonazioni, capito? No, questo è il cinema, il doppiaggio! Guardati da quell'uomo, guardati da me. Guardati, non si sente alla prima fila! Amore, ma no, io non voglio nulla, tu non mi devi dire, tu mi devi fare, non mi devi spiegare, devi farlo. Tu, come sei tu l'artista, non io. L'attore, naturalmente, ha questa capacità di volare col tempo del pensiero, da uno stato d'animo all'altro, è la sua ginnastica. È la ginnastica che deve fare tutti i giorni a casa. So che nessuno studia, perché l'attore italiano è imparato nel momento in cui dice voglio fare l'attore. Appena tu fai così, abbiamo ammazzato la scena, capito? Purtroppo lo fanno tutti gli attori italiani che non sanno recitare, ma allora. No, perché nessuno gli ha mai detto. Che razza di uomo sei? Abbiamo ammazzato la scena. Hai visto, no? Non doppiare mai il movimento, è una regola fissa in palcoscenico. Vienimi a prendere, vienimi a prendere, vienimi a prendere. Girami, non fare. No, no, come ti sei prendito un coglio il figlio insegnato a recitare così? Vai. No, 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 dai, faccio te. Fai me. Ti giro, guarda, ti giro. Va. Girati bene, senza in diagonale, che il palcoscenico funziona solo la diagonale. Guarda come sono fatti i grandi coreografi, cosa fanno. Gira, basta! Non fare quelle smorfie! Perché tutti gli attori italiani stanno a fare così e te gira e te toccano?
fai? Ci impustola la lingua. Una volta fu creduto. Una volta fu creduto onesto. È il trucco. Quando senti di andare giù, vai su. Sempre il contrario di come ci viene al primo colpo. Ma quanto mi dovete dare al giorno per tutti questi trucchi che vi insegno? Vai. Ma quest'uomo, questo tiranno, il cui solo nome ci impustola la lingua, una volta fu creduto onesto. Pensate. Un certo Johann Scheffler, conosciuto come Angelo Silesio, grande mistico, che dice, e questo ricorda, scrivetevelo perché è il motto degli attori, la rosa è senza perché, fiorisce poiché fiorisce. Ho visto anche fiorisce, che insiste molto con quella bellissima frase del mistico Angelo Silesio, no? Cioè frase, quel concetto profondissimo della rosa senza un perché. La rosa è senza perché, fiorisce poiché fiorisce. Di sé non gliene di cale, sé non gliene cale d'esser vista. Non chiede d'esser vista. Questi pochi versi sono i considerati. C'è rimasto, i versi, io ho calcolato praticamente una mezz'ora buona quando ha citato questa frase ai suoi attori durante le prove a tavolino, sì. Perché secondo lei questa era un po' la chiave per capire il mistero dell'interpretazione attorica. Non ha perché. Fiorisce poiché fiorisce. Sul fondamento della sua fioritura fiorisce. Sul fondamento del suo essere capace a recitare recita, cioè cita nel già citato qualcosa che ancora non era stato citato. E lo so, ma è impossibile da realizzare. Può realizzarlo la rosa. Però vogliamo provare. Ma non l'uomo. Perché l'uomo è condannato a rappresentarsi. Quindi ma non si può liberare di questa cosa. No, perché almeno nella nostra cultura occidentale è così. Questo vuol dire che il teatro è la cosa più importante che sia mai stata inventata dall'uomo, è la cosa non difficile, impossibile da attuare. Non c'hai più fondamento. Però lei lo chiedeva, io ricordo lei lo chiedeva perfettamente ai reattori, cercate di liberarvi di tutto, so, di tutto, cioè fondatevi possibile. Sul nulla, praticamente. Sul niente. Sul niente, sul nil, no? Sì. e questo però è un obiettivo irraggiungibile? Irraggiungibile, però è la meta. E quindi è una tensione che bisogna avere, cercare di raggiungerla anche se si sa che è quello che forse gli orientali chiamano il vuoto mentale. Il divino Leibniz, se mi è consentita una citazione, dice questo: nihil est sine ratione. Dice vabbè, e viene chiamato principium grande et nobilissimum. Leibniz dice che è il principio di tutti i principi. Dice, ma allora qualche cazzo di fondamento lo devo avere? No, non c'è, purtroppo no. Devi allontanarti dal tutto. Allora, attenzione, il fondamento lo devi tenere in vista del tuo fondamento. Allontanandoti dal tutto, non è che tu non devi sapere che cos'è questo tutto, noi che veremmo, ma te ne allontani. È solo un'aspirazione.